squartare il tetto della macchina. Questo è ciò che faremo. Noi squarteremo il tetto. Perché questo, che non so se si vede, è questo nuovo. E quindi adesso noi quello vecchio lo squartiamo. E non so bene come si fa, ma immagino che bisogna togliere questo pirlo, questo pirlazzo di plastica schifoso e stramaledetto che ha un cazzo centrale che ho appena tolto. E forse adesso questo, una parte di me vorrebbe strappare con rabbia inaudita. Che sistema del cazzo, veramente. Eccolo, è caduto. È uscito alla fine. Adesso, da quel che so, bisogna... Ecco, bisogna tirare. E come vedete questa roba è molle marcia. E qua è stata incollata con la colla. Perché? Perché io ho fatto un lavoro del cazzo e l'ho incollato. Ma adesso togliamo anche questa parte. Oddio, c'è colla dappertutto. Colla e schifo. Sì, l'ho fatto. L'ho fatto, ho vinto. È uno schifo. C'è l'orrore. Io lo ripiego perché è una cosa inaudita. Orrendo. Ah, è stato più facile del previsto. E ora qua abbiamo... abbiamo uno schifo. Vabbè, questo tolgo il possibile. Questi sono residui di Bostik. Il Bostik, la colla per eccellenza. Dietro vedo che c'è stato un tentativo di incollaggio. Sto pensando che se avessi un... ci vorrebbe un raspacazzi. Cosa potrei usare per raschiare? Un accendino. L'accendino può avere il suo senso. Va bene, comunque la parte principale l'abbiamo fatta. Non so se è il caso di mettere il tetto, di posizionare il cielo così, senza colla, oppure montare una sorta di biadesivo, qualcosa. Sinceramente non lo so. Qui è tutto lurido. Credo che sarebbe bene dare una pulita, perché come vedete ci sono, c'è dell'orrore. Che fare? Che fare? Questo è solido, ma non voglio che si rovini. Non voglio che si rovini. Non so che fare. Il biadesivo si potrebbe scollare col tempo. Va bene, vado a cercare qualcosa di adatto. Ecco il cielo pronto all'uso. Pulito un po' con l'alcol. Userò questo per fissare in alcuni punti e speriamo che regga. Per il resto devo semplicemente ficcarlo. Finisce male, lo so.
lo so che finisce male. Perché questo adesso deve entrare. Deve entrare così. E magari da davanti. Sono i cazzi. Che ora? Perché non entra? Perché di che? Perché? Devo togliere questo, sicuramente lo spaccherò. Devo togliere, lo spaccherò. Ed ecco cosa ho dovuto inventarmi per tenere premuto il cielo contro il tetto dell'auto mentre qua all'interno è semplicemente perfetto. Oh, Madonna che fatica, sono completamente ricoperto di sudore. E qua direi che ci siamo. Direi che è perfetto. È pulito, soprattutto è pulito. Ora queste piccole macchie penso che verranno via con un po' di spray, quello che si mette sui vestiti. Per il resto dovrò buttare questo, ma per adesso finiamo qui l'intervento maledetto, perché sono distrutto. Ho fatto una fatica della Madonna. Oh. Madonna che fatica. Metto a posto questa cazzo di antenna che sta crepando di ruggine. Qui devo dire che è tutto premuto, ora devo cercare di rimettere questo vetro che andrà sostituito perché il mio è tutto graffiato, sperando di non romperlo. Qual è la cosa più fastidiosa in una Fiat Panda? Perché sì, anche le Fiat Panda hanno qualcosa di fastidioso. Intanto guardiamo com'è venuto il nuovo cielo, è venuto perfetto,
e sono molto contento di questa, di questo upgrade, perché è pulito, è nuovo. C'è solo questo segnetto qua che non sono riuscito a togliere, queste mie ditate sporche, di mani sporche di merda. Che comunque, tornando alla domanda, alla questione principale: qual è la cosa più fastidiosa in una Fiat Panda? È questa è la cosa più fastidiosa in una Fiat Panda, che voi, porco, vi togliete la cintura di sicurezza e non ritorna, e sta lì, e spesso non fa che penzolare fuori e rimane qua, vedete, e voi chiudete e succede questo, e voi bestemmiate il c***o. Quindi ora noi ci occuperemo definitivamente di risolvere questo annoso problema in due modi. Ci saranno due parti in questo video, anzi ce ne saranno tre. La prima parte è togliere la spazzatura dalla Panda, perché io sono pieno di cazzate in quest'auto, compresa tenda e sacco a pelo. Perché, mi direte voi? Perché non si sa mai cosa può succedere nella vita, è meglio essere pronti. Dopodiché procederò a disarticolare questa cintura di sicurezza stanca, perché ne ho trovate due usate, ma appartenenti a una Panda con molti meno chilometri, da cui viene appunto questo cielo e anche queste altre cose. Ma come vedete abbiamo due cinture di sicurezza identificate fortunatamente con SD per destra e sinistra, o per, vabbè, lasciamo perdere, per cos'altro. Ora immagino che la destra sia da questo lato, quindi noi dobbiamo montare quella di sinistra innanzitutto, che è codesta. Ecco, e prendiamo, e a parte questa cottura al sole, speriamo che funzioni. Ora vedremo. Abbiamo anche diversi accessori conservati bene, come vedete, come vitoni, bulloni, coperchietti e cazzi vari. Ma adesso dobbiamo procedere, dobbiamo solamente procedere alla superfetazione di questa cintura di sicurezza. Quindi vado qui, vado a prendere gli attrezzi da sotto il sedile. Cassettina attrezzi della Lidl. Perché non si chiude? Perché c'è il WD-40 che non fa chiudere? Perché c'è l'avviatore? Perché c'è questa cazzata? Ecco, vaffanculo. Per smontare la cintura di sicurezza serve una chiave da 17, che speriamo di aprire senza rovesciare nulla. E non si apre, bisogna prendere a calci le cose. Quindi serve questo e serve la 17, che se non mi sbaglio è qui. 17 mm, si ficca qui, si preme, si ficca, e ora abbiamo la chiave da 17 pronta per smontare la cintura di sicurezza, cosa che farò in questo momento. Oh Gesù, oddio, tutte le tasche devo guardare ogni volta che devo cercare qualcosa. Ah. Con questo oggetto scoppoliamo il coperchietto che chiude il bullone, vedete, questo coperchietto si scoppola, dopodiché si mette la chiave e in teoria dovremo poter svitare con rabbia, con l'opportuna rabbia,
il bullone da 17 mm. Forse possiamo anche svitarlo a mano, sì. Ottimo. Ed eccolo svitato. Vedete, c'è anche un pirlo di plastica che impedisce di perderlo. Una cosa molto intelligente. Ok, ora svitiamo lo stesso là, quello di sopra. Wow, che ripresa super professional. Ora scoppoliamo questo. Vedete che viene via subito. E poi ci sarà da... Ah, sì, posso scoppolare qua. Questo è stato verniciato. Qui c'è l'altro dado. Ottimo, direi. Molto bene, molto bene. Allora scoppoliamo questo. Sempre il bullone da 17. Che io chiamo dado. E questo venne via. Ora c'è questo qua sopra. Vaffanculo. È facile. È facile in teoria. E questo viene via. Qui non c'è il pirlo di plastica che blocca, ma c'è quest'altro. Ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, perché ora dobbiamo tirare fuori questo. E questo è venuto fuori, come vedete. Ecco qua. La vecchia cintura di sicurezza. Che scaravento in terra. Ora questa non si sblocca? Vaffanculo a... Vaffanculo già. Ora mi domando io, ma questo come fa a essere... Ah, ecco come fa, perché si ficca. Si ficca dentro, c'è un controdado. Qui si intravede il lavoro di isolamento che ho fatto per evitare i rumori. Quindi questo va messo così. Ah. Va bene, allora lo ficchiamo e vediamo come va, eh? Ovviamente non si ficca. E come cazzo si fa? Porco di... Ecco, vedete, si è ficcato, è entrato in sede. E ora basta avvitare questo, magari con una... Porco di... Oddio! Dove cazzo ha messo la chiave? Ah, mi sto rompendo il culo! Porco di... E rimettiamo il tappo. Ecco fatto. Ora perché non si sblocca questo porco? Non si sblocca più. Lo dobbiamo rismontare perché non funziona. Per quale motivo non funziona? Doveva essere una cosa semplice. Doveva essere una cosa semplice.
doveva essere semplicissimo, ma ovviamente, come vedete, non c'è verso. Allora facciamo un esperimento su quella vecchia, che anche lei si blocca ma è molto più libera. Qui dice di non, attenzione, non rimuovere, e noi la prima cosa che facciamo è rimuovere. Io voglio rimuovere. Attenzione, non rimuovere. E io rimuovo. Solo che qua c'è un pin. Oddio, è finita. E c'ha ragione a non rimuovere. Perché? Perché c'è la molla che ti esplode in faccia. Quindi mi raccomando. Oddio. Non rimuovete. Ok? Ora questo coso non entra più nella sua sede. Ora io dovrei. Va bene, abbiamo capito che lì c'è la molla. Ma questa, che è quella vecchia, non si sblocca più. Io mi domando perché. Ecco perché. Perché deve essere nella posizione giusta. Perché non entra? Perché non entri? Ah, certo. Perché quello deve uscire fuori. Perfetto. Questo pezzo deve stare fuori, deve andare in questo incastro, non sotto il coppolo. E quindi l'abbiamo richiusa la molla. In teoria noi allargando qua potremmo superfetare e lubrificare. Bene. Quindi questa l'abbiamo sbloccata. E ora la teniamo sbloccata così, con una palla di sterco. Ora vediamo se nello stesso modo riusciamo a sbloccare questa. Ecco, ecco il blocco, l'abbiamo trovato. E guardate com'è bella pulita questa cintura. Quindi adesso noi lo superfettiamo così. E però qua la cintura è veramente nuova. Allora, quest'auto che è stata abbandonata praticamente con la superfettazione. È stata superfettata male. È stata superfettata male. Quindi ora noi gliela ficchiamo così dentro. È inutile che vi faccio vedere come si fa. Invece no, ve lo devo fare vedere come si fa. Perché io prima l'avevo ficcata dritta. Perché ho detto, deve stare dritta. No, come vedete qui c'è un pirlo. Il pirlo va infilato nella giusta inclinazione, perché altrimenti questa cagata qua, vedete, ora è libera, ora è perfettamente libera. Mentre prima col pirlo ficcato male, se io lo metto così, come l'avevo avvitata prima, non si muove più, ma deve essere inclinato nel modo giusto, e ora è libero. Vedete? Ecco perché, ero io il coglione, perché c'era un sistema previsto per il montaggio di questa cagata. Va messa all'inclinazione giusta per sbloccare il blocco, il meccanismo di blocco, e permettere poi la regolazione, perché altrimenti si blocca. Ora qua si blocca solamente se io tiro forte, che è il comportamento esatto che devono avere questo tipo di oggetti in caso di impatto. Ora non ci resta che riavvitare, e abbiamo capito come funzionano le piramidi, abbiamo capito anche questa piramide, ed è una cosa veramente ottima. Stringere con delicatezza, rimettere la sua cappella, ecco fatto. E ora possiamo avvitare qui, cosa che faremo al volo, rinfilando la cintura. Tanto ora la possiamo regolare, possiamo, vedete, metterlo qua perfettamente, senza problemi.
Ecco. Ora ci mettiamo una vite, vaffanculo, eh? Oh, ho montato la nuova cintura e, come potete ben osservare, non è cambiato quasi niente. È sempre stanca. Quindi ora lo rismontiamo un attimo e vediamo se riusciamo a irrorarlo con il WD-40. Ecco, da qua. Io praticamente l'ho messo qui dentro, spero che si veda, e qui, proprio dove c'è questa fessura qui dentro. Che porco porco! A porco! 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 Un po' meglio, dai. Beh, oddio, non è male. Non mi sembra male. Di sicuro sembra un po' più meglio. Intanto abbiamo creato uno schifo, un orrore qui con il WD-40, una merda, uno sterco. Insomma, in definitiva risultato abbastanza soddisfacente. Anche io posso mettermi la cintura, poi mollarla. Eh sì, viene su un po' lenta, ma viene su. È un po' lenta perché non c'è niente da fare, le molle, sono le molle stanche. Non c'è un cazzo da fare, io ho lubrificato ma niente. Però meglio di prima, prima mi rimaneva fuori dallo sportello, quindi per adesso va bene così. Ed ecco un'altra cosa fatta nella Panda, non cambierò quella di destra. No, non la cambierò. Anche perché questa mi sa che viene su. Viene su manco per il cazzo. Forse andrebbe cambiata anche questa, effettivamente. Vedete? Non c'è verso. E niente, mi sa che cambio anche questa. Alla fine ho cambiato anche questa. E quindi adesso... fa schifo. Questo è uno schifo. Forse perché... il punto dove fa cilecca è qui, è questo. E noi adesso lo irroriamo, non ce ne fotte un cazzo se sporchiamo tutto. Ce ne frega niente. E non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non è assolutamente possibile sostituire delle cinture di sicurezza usate. Non si possono usare delle cinture usate. Io ci ho provato, di là mi è andata bene, di qua un po' meno. Però, insomma, di là va bene. Un'altra cosa che è successa è che è stato cambiato il vetro. È stato cambiato questo vetro, ma nel farlo sono stati scoperti dei punti di ruggine qui sotto. Ed è stato scoperto un puntone di rugginone qui. E questo vorrà dire solo una cosa. Carrozziere, presto carrozziere, perché sono due buchini e si sistema facile. C'è un punto di ruggine anche qui e tra l'altro devo rifare tetto e cofano perché si stanno smerdando. Era stato rifatto anni fa, erano state rifatte le fiancate e il baule, e sono infatti in ottime condizioni. Ma la parte sopra, il tetto, come vedete, ha questo cazzo di trasparente che viene via. E questo è il problema di tutte le auto che stanno al sole. Va bene, grazie. Adesso avete capito che non dovete perdere tempo a recuperare delle cinture di sicurezza usate, perché non c'è assolutamente niente da fare. Detto questo, io vi saluto con questa meravigliosa visione di fiori.
e quindi niente. Grazie per aver visto questo video e arrivederci.